Sono state fatte delle domande abbastanza intime, abbastanza, chiamiamole, interessanti a Sua Santità Papa Francesco nel documentario che si intitola Faccia a faccia con Papa Francesco, in onda proprio su Disney Plus. Domande come ha un telefono cellulare, Sua Santità ha uno stipendio, conosce la differenza tra una persona non binaria e una persona binaria? Domande tutte volte a capire e a cercare di comprendere curiosità in più relative a Papa Francesco. Il documentario è stato realizzato in un loft di un quartiere piuttosto famoso di Roma, si tratta del Pigneto, tra Papa Francesco e ben 10 ragazzi di un'età compresa tra i 25 e i 20 anni di età in totale, di diversi credi, di diverse fedi, musulmani, atei, laici, e persone che fanno parte comunque anche della Chiesa cattolica, quindi diciamo così credenti, ok? Anche giovani che hanno voluto fare domande relative al mondo dell'aborto, della fede, della Chiesa, dei migranti, del ruolo della donna, degli abusi, dell'identità, dei social media, ma anche della sessualità. E in particolare una domanda che è stata posta al Santo Padre, che è stata secondo lei, no? Che cos'è per lei il sesso, no? E lo stesso Papa Francesco avrebbe detto: è una cosa bella, donata proprio da Dio. Ecco, questa risposta ha spiazzato questi giovani studenti, no? Perché in qualche modo forse non tutti si aspettavano una risposta del genere, no? Anche perché in qualche modo il sesso è sempre stato visto come una sorta di tabù, lo possiamo tranquillamente e serenamente dire, perché ormai oggi parlare di sesso, parlare di un argomento come questo, ormai è diventato come un tabù, non si può parlare di contenuti del genere. Va bene? E anche a proposito del tema relativo alla masturbazione, no? Quindi a divertirsi utilizzando le mani, nell'uomo ma anche nella donna, no? Nell'uomo abbiamo la masturbazione che si configura nella fare su e giù, no? Nella donna invece si consiste nel mettere le dita, nello strofinare la vulva, va bene? Insomma, diciamo che Papa Francesco si è aperto a 360 gradi, non ha avuto paura per la sua lingua, facendo anche sapere il punto di vista personale sul mondo del sesso sessuale. Bene, da narratore italiano è tutto, ciao a tutti.